Mi conoscete molto bene, conoscerete sicuramente anche altri eloquendisti per la loro bravura, ma per una volta noi eloquendisti tutti insieme ci riuniremmo in un unico progetto, in una radio chiamata Radio Cazzate Friend, dove potete sentire le nostre discussioni su vari argomenti. Quindi se volete sentire qualcosa di assolutamente diverso con le voci dei creatori dei vostri video preferiti, venite a sentire Radio Cazzate and Friend. Li troverete sul mio canale e sul canale di DJ Loquendo DJ. Troverete il link del canale nella descrizione. Buona visione e buon ascolto e divertimento. Ciao a tutti. Salve a tutti ragazzi, qui vi parla è DJ Loquendo DJ in compagnia di un mio amico. Oggi discuteremo di alcuni siti che visitiamo noi ragazzi. Iniziamo subito da Google, è il browser più grande e più usato, è più usato da tutti. Ci puoi trovare di tutto e di più. Colleghiamoci subito a YouTube, visto che è sotto il possesso di Google. YouTube è un browser, anche quello, dove tu puoi caricare video, puoi discutere con gente, puoi commentare video, votare. Votare, molto bello. Inoltre potresti trovare anche il nostro canale, Andrew the Mythic, il suo, e DJ Loquendo DJ. Sì, ce li siamo scambiati, ma va bene lo stesso. Il concetto è quello. Ora direi di far parlare un po' Andre. Passiamo ai siti delle community, dove possiamo incontrare gente e fare amicizie. Iniziamo con quello più conosciuto, che è Facebook, che secondo me basta una frase per descriverlo. Se vuoi farti i cazzi degli altri, vai su Facebook. Sì! Bon. Lì puoi fare amicizie, puoi commentare le foto, puoi iscriverti a dei gruppi, a delle pagine, ci sono anche dei giochini divertenti e basta. Beh, serve per conoscere gente, passare il tempo. Adesso passiamo invece all'altro lato della medaglia, cioè diciamo che Facebook è il paradiso e parliamo dell'inferno, cioè Netlog. Sì. La community dei bimbo minchia. Sì. Beh, in Netlog c'è poco da dire, si fanno amicizie, si cerca di avere molti amici, anche se la maggior parte non sai neanche chi cazzo è. Un po' come Facebook, dai. Sì, ma qua è peggio, perché diventi fan, pensi tanto a avere il maggior numero di amici possibili, immaginabili. I giochi fanno schifo, la chat fa schifo, i messaggi fanno schifo, la chat fa schifo, ergo fa schifo, punto. Tutto fa schifo. Esattamente. Non iscrivetevi mai a Netlog. Basta Windows Live Messenger. Esattamente. E Skype, se vuoi parlare. Perché mi rifiuto veramente di parlare con Messenger. Ok, adesso passiamo al download. Siti download. Inizio io con parlare di V2MP3. È un sito per scaricare musica. Secondo me è il migliore, ne ho conosciuti molti. Ma quello lì basta che copi l'URL, che non sarebbe altro che il link del video. Lo copi nell'apposita casellina, lo controlla il link se va bene. Se va bene, fai download MP3 e in meno di 2 minuti è già scaricata la canzone. Se non vuoi usare un sito, usi il programma Gdownload. Sì, ovviamente. E in questo caso, visto che ho citato Gdownload, passiamo al sito più grande di download attualmente esistente, cioè Dollozone. È un sito completamente in italiano ed è già un vantaggio. Sì. Ci puoi trovare giochi, musica, cos'altro, video, film. Tutto quello che puoi immaginare. Se c'è qualcosa vai su Dollozone e di sicuro lo trovi. Sì. Anche il kit dell'oquendista. Esattamente, anche lì c'è. E anche le voci inglesi, slovene, americane, di tutto. Eh sì ragazzi, è veramente un bel sito per scaricare di tutto. Adesso passiamo un po' a tutto quello che rimane.
piccoli dettagli, tipo Flash Game, che è un sito dove tu puoi tempo. Giocare. Sì. Se tu non hai un cazzo da fare, tu vai in Flash Game e ti fai giochi con un po' di giochetti mongoli. Sì, tipo sparatutto, strategia, carte, porno. Cuoco? Sì. Avventura. Poi gioco porno, ammettete anche voi, andate su YouPorn, ammettetelo. Io no. A parte questa piccola parentesi, andiamo avanti. Io lo so Dio, io no. Parlaci un po' di Forum Free for Community, dai, DJ. Vada. Vado. Bene, Forum Free è un sito dove tu puoi creare ogni forum che vuoi. Puoi creare, visitare, commentare, chat. Anzi, la chat è meglio di Netlog. E puoi trovare proprio su di tutto. Facciamo degli esempi. Call of Duty Modern Warfare 2, ce ne sono tanti. Tipo Loquendo, ce ne ho un sito anch'io di Call of Duty, di Loquendo. Il mondo di Patty. Tokyo Hotel. Aiuto. Perché stiamo passando a parlare di robe belle ai difetti di comune? Non lo so, quindi basta. Boh, ultima roba che dobbiamo dire è Wikipedia, che serve nei momenti in cui i prof ti dicono fai una ricerca su qualcosa. Ok, prof, vai su Wikipedia, trovi, scarichi e via. Sì, è fatto. Con chiudendo post-scriptum, ricordatevi di non usare Wikipedia per le ricerche se il prof ha un minimo di intelligenza e usa il PC. Piccola premessa. Bon, ormai mi pare che siamo arrivati a 5 minuti e 45, non vogliamo superare i 6 minuti. Quindi vi salutiamo con un grosso abbraccio e alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao.